sempre nella Chiesa della Pietà per l'incanto del mistero, Maria Luigia Maresca, con questo splendido presepe molto particolare, tutto fatto a tombolo. Quanto tempo le ci è voluto per preparare tutto questo? Il tempo reale, diciamo che si aggira intorno ai 2 mesi. L'idea però è cresciuta nel corso di un anno praticamente. Prima la parte centrale, poi è diventato un trittico e poi si sono aggiunti. E poi questo trittico, una palla d'altare. Sì, me l'ha fatto un falegname che ha saputo accontentarmi. E che in pieno ha realizzato la sua idea. Mi ha dato solo il grezzo. Poi il resto lo... Ha fatto tutto da lei. Tutto io, sì. A trovare la tonalità, la sfumatura dell'oro che doveva uscire un poco, le stelline che dovevano. Bellissimo. Quindi... Ma non è la sua opera prima? No. Anche se io non creo opere in questo senso. È il suo primo presepe? No, neanche questo. Però io lavoro su disegni per realizzare arredo. Però quindi, questa è una creazione sua particolare, una sua figliola particolare. Come pure ho fatto dei quadri, ho fatto a volte, racconto le poesie e quindi le traduco in immagini. Cose particolari, però sporadicamente, ecco quando... Quando viene l'idea quando bisogna viene, coglierla al volo. Esatto, e poi sempre in un momento particolare. Perché se c'è il momento particolare. C'è la creazione, nasce l'opera d'arte. Nasce una cosa diversa, sì. No, questa mi ha proprio. È molto, molto, molto bella e molto particolare. Sì. Grazie. Grazie a voi.